Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Mi chiedevo, ma gli adolescenti di oggi cosa ne sanno degli anni 70, dell'aria che si respirava nei licei italiani? E quando dico licei intendo tutto l'arco della secondaria di secondo grado, degli scontri violenti fuori e dentro la scuola, tra rossi e neri, fascisti e comunisti. Per i nostri adolescenti DC, PC, MSI sono soltanto delle lettere dell'alfabeto o ci rinviano echi di assemblee d'istituto infuocate, di impegno politico? E se io lo facessimo scoprire attraverso la lettura di una bellissima storia? La storia è Il bordo vertiginoso delle cose di Gianrico Carofiglio, secondo Corrado Augias, il suo migliore romanzo. Il protagonista, Enrico Vallesi, è uno scrittore in crisi di ispirazione, una vita personale piuttosto vuota. Un giorno, così, quasi per caso, prende il treno, lascia Milano e torna a Bari, sua città natale. È in una sorta di romanzo di formazione. Alla rovescia ripercorre la sua vita di studente al liceo classico Orazio Flacco. Ed è proprio Enrico, il narratore, che attraverso il racconto di uno scambio verbale acceso tra un suo compagno pluribocciato, impegnato politicamente, e il suo professore di latino e greco, ci fa rivivere quell'atmosfera di cui vi parlavo. So che lei è, come dire, politicamente impegnato, dice il professore. Sa cosa diceva Antonio Gramsci a proposito dello studio? Glielo dico io. Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, è molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare e nervoso. È un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. Che ne pensa di questo? Penso che Gramsci era un revisionista. Come ha detto? Ho detto che Gramsci era un revisionista. Lei sa cosa vuol dire revisionismo, vero? Certo, sono sicuro che adesso ce lo spiegherà. A me e ai suoi colleghi. Era una scena ipnotica. Sembrava di assistere a un duello. E se uno dei due stava vincendo, questo non era il professor Conti. Il revisionismo è una corrente del marxismo che sostiene la necessità di un'attenuazione della lotta di classe tra borghesia e proletariato. Gramsci è stato il più importante revisionista italiano ed è soprattutto per colpa sua se oggi il PC è un partito reazionario senza nessuna vera differenza rispetto alla Democrazia Cristiana. Oh, c'è questo e moltissimo altro in questa bellissima storia. Ci sono i collettivi studenteschi, c'è la lotta politica, c'è anche l'inizio, diciamo, del terrorismo e degli anni di piombo. E c'è anche una struggente storia d'amore il cui cerchio si chiuderà, forse, nelle ultime pagine. Ecco, allora non mi resta che dirvi alla prossima e mi raccomando, non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social.